Nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 5 giugno, tra Vigorano, Mainarda e Porotto, nella provincia di Ferrara, si è verificata una tragedia. Un bimbo di soli 8 anni è deceduto dopo essere stato investito da un trattore guidato presumibilmente dal padre all'interno della loro proprietà che ospita un'azienda agricola. Il dramma è avvenuto poco dopo le 19 di ieri. Purtroppo il piccolo è morto durante il trasporto in ospedale a causa delle gravissime ferite riportate. Le forze dell'ordine insieme ai vigili del fuoco sono immediatamente intervenute sul luogo dell'incidente. Gli inquirenti stanno lavorando per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e determinare tutte le responsabilità. Secondo quanto è stato riportato dalle stense, il padre del bambino lo avrebbe investito mentre faceva una manovra con il trattore nel cortile di casa ed era impegnato a fare spazio per far passare l'altro figlio più grande, che era in motorino, e non si sarebbe accorto del bambino che transitava in bicicletta. Il pubblico ministero di turno ha disposto il sequestro del trattore e dell'area dove è avvenuto l'incidente. Nelle prossime ore sono previsti tutti i vari sopralluoghi da parte della stradale e della scientifica per raccogliere ulteriori elementi utili all'indagine.